prima di venire agli incontri, io e Don Ernesto non ci intendiamo, non ci sentiamo prima nel dire loro stasera di cosa parliamo. Lui, ma avendomi dato il tema iniziale, la bellezza del camminare insieme e la fatica anche del camminare insieme, non lo dimentichiamo. Non vogliamo né minimizzare né sopravvalutare, però comunque c'è una certa, per quanto c'è una certa bellezza, c'è una certa anche difficoltà. Quindi, avendomi dato il tema iniziale, poi non è che ogni volta lui mi dice allora oggi che parli, che non parli, però quando lui poi introduce il momento di preghiera e induce anche l'incontro, stranamente anticipa sempre quello che io penso di voler poi condividere con voi. E questo però è molto bello, perché alla fine ci rendiamo conto che c'è una certa unità in un'intenzione che sia, prima di averla nella mente, la sia nel cuore. E questa intenzione veramente è lasciare agire lo spirito che parla poi nei nostri cuori e ci rende partecipe poi della vita stessa di Dio. Abbiamo vissuto un periodo veramente intenso, forte, direi anche bello, entusiasmante, quello quaresimale e quello pasquale. Noi insieme abbiamo iniziato quasi a fine della quaresima, però abbiamo fatto poi tutti insieme il cammino pasquale. E pensate che in un certo qual modo ci siamo messi a una scuola particolare, ci siamo messi a questa scuola per 90 giorni. 40 la quaresima, 50 giorni la Pasqua, sono stati 90 giorni. E la formazione non è semplicemente perché facciamo questi incontri qui, che sono incontri che noi chiamiamo di catechesi o di formazione. Perché c'è una realtà prima che non dobbiamo mai dimenticare, è proprio i momenti di preghiera, la celebrazione eucaristica è il primo luogo dove noi siamo formati. Noi ci formiamo alla celebrazione, ma ci formiamo anche dalla celebrazione. La celebrazione ci forma, il momento di preghiera ci forma, perché se è vero che Cristo è l'unico maestro, il partecipare a una celebrazione significa non semplicemente svolgere dei riti, ma partecipare a una celebrazione significa incontrare il Signore. E quindi se incontriamo Lui, nel momento in cui lo incontriamo, non è solo perché dicevo quando sei bello e finisce lì, ma ogni incontro con Cristo, essendo un incontro di grazia, e noi lo chiamiamo incontro di salvezza, è un incontro che ci forma. San Paolo dice che noi siamo chiamati ad assumere la statura di Cristo. E allora capite, non si tratta di una statura fisica. Altrove sempre San Paolo dirà di avere in noi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. E questi sentimenti di Cristo Gesù, noi non è che qualcosa che ci mettiamo lì e li studiamo. Sì, c'è anche questo, uno studio che possiamo fare. Però il sentimento di Cristo Gesù noi lo scopriamo proprio attraverso le celebrazioni. Perché non lo dimentichiamo, nelle celebrazioni continua l'incarnazione di Dio. Dio continua a incarnarsi. E quello che noi dai Vangeli e dalla Scrittura veniamo a vedere ciò che Lui ha compiuto, lo continua a compiere proprio nei Santi Segni. Quindi veramente per noi è una grazia grande quando partecipiamo alle celebrazioni. È vero, c'è sempre purtroppo un rischio che corriamo, che la celebrazione, siccome ritualmente è sempre quella, potremmo a un certo punto non farci più caso alla grazia che ci viene comunicata. Però fateci caso, anche se la celebrazione è sempre quella, ciò che fa sì che una celebrazione sia diversa da un'altra è proprio la parola. Anch'io sono sempre lo stesso, pure Don Ernesto è sempre lo stesso, anche voi siete sempre gli stessi. Però ciò che cambia me, ciò che cambia voi, è quando ci incontriamo, non è che ci diciamo sempre le stesse cose. Perché se oggi abbiamo vissuto qualcosa di particolare, allora se c'è un rapporto di amicizia, io comunico la particolarità dell'oggi. Nelle celebrazioni ciò che differenzia una celebrazione da un'altra è proprio la liturgia della parola. È la parola che noi ascoltiamo che fa sì che una celebrazione sia diversa l'una dall'altra, e quella parola che noi ascoltiamo è quella che poi svela
ai nostri occhi, ancora di più al nostro cuore, il sacramento al quale poi noi celebriamo, partecipiamo, o meglio ancora, ci comunichiamo. Dico ci comunichiamo, però dovrei dire che ci viene comunicato, perché c'è una realtà sempre prima e che precede, prima ancora di essere il nostro desiderio di comunicarci, c'è il desiderio da parte di Dio di comunicarsi a noi. Chi ha il cuore pieno, chi ha un cuore traboccante, sente la necessità per primo di poter condividere quello che nel suo cuore c'è. Siccome il cuore del Signore è un cuore pieno, traboccante, c'è il desiderio suo di comunicarsi a ciascuno di noi. E siccome il nostro cuore, per quanto vuole riempirsi della grazia di Dio, però poi sperimentiamo che comunque resta sempre ancora qualcosa di cui ha bisogno. E questa è una grazia, e ringraziamo di avere sempre questo bisogno di poterci alimentare. Oggi abbiamo letto una lettura, noi sacerdoti, nei nostri momenti di preghiera, all'ufficio delle letture, di Sant'Ignazio di Antiochia, dove lui, scrivendo a una comunità, la comunità di Roma, scrive questo. Dice, io, pensate, Sant'Ignazio Vescovo, siamo nei primi secoli della Chiesa, sui 90 anni circa, morirà martire quando arriverà a Roma, lui ha questo desiderio poi di poter morire martire, ma non perché desidera il martirio fine a se stesso. Il credente non desidera un martirio fine a se stesso. Lui parla del martirio proprio come testimonianza di atto d'amore supremo nei confronti di Cristo, di cui si sente tanto amato. E lui dice, io dentro di me è come se sentissi, tipo come una sorgente, come un'acqua che continuamente mormora e mi dice, vieni al Padre. Vieni al Padre. Cioè lì dentro di sé, capite? Sente questa voce, no? Vieni al Padre. Questo suo desiderio di andare al Padre. E guardate, non lo dimentichiamo, la nostra vocazione è proprio questa, il volto di Dio Padre. Noi siamo fatti per poter contemplare il volto del Padre. Gesù, vi ricordate, lo dirà, che conoscono te, Padre, e colui che tu ha mandato, il tuo figlio Gesù. Quindi la missione di Gesù Cristo è rivelare il volto del Padre. Questa missione che Gesù Cristo chiaramente affida ai suoi discepoli, quindi affida a ciascuno di noi. Però è chiaro, capite, se io sono chiamato per vocazione a rivelare il volto del Padre, io questo volto lo devo contemplare. Altrimenti che cosa rivelo se non contemplo il volto del Padre? Se sono chiamato a testimoniare amore, devo contemplare l'amore. Se sono chiamato a testimoniare il bene, devo contemplare il bene. Diceva Sant'Agostino, noi non possiamo dare ciò che non abbiamo. Se una cosa non la tengo, come faccio a dartela? Allora qualche volta noi diciamo, no, ma io sono incapace, non sono bravo, perché da un lato noi identifichiamo la capacità o la bravura nel poter annunciare Gesù Cristo in un fatto di poter parlare, di conoscere il catechismo, di conoscere alcuni passi, quindi li conosco, li so anche esprimere e quindi sono bravo a poterlo fare. No, non è vero, non ci è chiesto questo. A noi è chiesto, come ho detto già altre volte, se vi ricordate, di semplicemente di condividere la bellezza del bene. Perché Dio questo è bellezza di un bene. E oggi si ha bisogno di bellezza e di bene. E noi come credenti questo dobbiamo dare, bellezza e bene. Quindi dicevo, questo periodo intenso che abbiamo vissuto, in un certo qual modo, ci ha messo a questa scuola. Ora, sapete, abbiamo iniziato da lunedì, da ieri, il tempo cosiddetto tempo ordinario. Però attenzione, perché nella nostra mente il tempo ordinario, qualcosa di ordinario, è qualcosa così, al quale non si dà tanta importanza, è una cosa ordinaria,
è una cosa così shue shue. No, il tempo ordinario per certi aspetti diventa un poco anche più problematico, perché quella realtà che abbiamo vissuto con tanta intensità nel periodo quaresimale, tempo forte, così viene chiamato, nel tempo pasquale, ancora più forte, con quei 50 giorni, mo adesso, in quelle realtà che erano anche, diciamo, anche di festa, mo adesso valle a coniugare nell'ordinarietà della tua quotidianità. È semplice fare una festa. Sì, c'è tutta la preparazione per la festa. La festa però generalmente, vedete, tanta preparazione poi dura un solo giorno. Poi ci può essere l'ottava, però finisce lì. Però quella festa che è un concentrato, poi spalmala nella quotidianità. Vi ricordate, già lo dissi una volta, no? Quando vi dissi che a una celebrazione con i bambini c'era quel canto che loro facevano, loro cantavano «La nostra festa non deve finire». Per il bambino sì, per il bambino lui vorrebbe sempre far festa, ma per un genitore star dietro a una festa dei figli è ogni giorno, già pure lo sappiamo, no? Quando adesso quello ha fatto la festa e poi l'amichetto fa la festa, l'amichetto fa un'altra festa, è già il fatto di poter accompagnare il bambino, mo quella festa, mo un'altra festa, quando i genitori non ce la fanno più, è stancante. Allora il tempo ordinario, capite? Perché l'ordinarietà non è qualcosa di non importante, non accattivante. Lo vedremo quando faremo il ritiro piacendo al Signore. A me viene spesso da pensare alla Madonna quando era incinta. Nei 9 mesi che Maria ha vissuto, no, quando era incinta, certamente, anche se col pancione, avrà fatto le cose che faceva anche prima. Certamente avrà fatto la spesa come andava a farla prima. Certamente andava alla fontana a prendere l'acqua come faceva prima. Quindi viveva il tempo ordinario, però aveva il pancione che era gravido della presenza del Signore. Vedete, questo significa portare il Signore, fare le cose ordinarie, però tu hai una presenza dentro. Se ne erano accorti che Maria nel suo grembo portava Gesù? Non penso, perché certamente dalla pancia di Maria non è che si vedeva una luce particolare, non si vedeva l'aureola della pancia di Maria. Elisabetta, quando la vide, vi ricordate, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Lei lo riconosce, sì, perché appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Quindi voglio dire, che cosa? Rafforzare quello che dicevo prima. Non è che io sono chiamato, adesso esco fuori e quindi uscendo là fuori, Gesù ci ama, Gesù ci vuole bene. Perché ci viene per pazzi se facciamo questo? Però se vado al mercato, se vado alla fontana, se vado al circolo, se vado dagli amici, se vado a trovare... Capite? È da come vado a fare quelle realtà che dico Gesù mi ama, Gesù ci vuole bene. Quindi la realtà straordinaria, il fatto del mistero che Dio mi ama, nella mia ordinarietà fa sì che diventi tutto straordinario. E noi purtroppo a questa realtà non siamo più abituati, perché siamo sempre alla ricerca di eventi sensazionali. Fateci caso, certi programmi che noi vediamo in televisione, a un certo punto, quando iniziano a diventare programmi di serie, non ci interessano più, perché abbiamo bisogno di nuove emozioni. Un programma, quando è all'inizio, vediamo che cos'è questo programma, così ci emoziona pure, poi abbiamo bisogno di altre emozioni. Un autore scrive così: annunziare la resurrezione non è annunziare un'altra vita, ma mostrare che la vita può diventare ancora più intensa e che tutte le situazioni di morte che attraversiamo possono trasformarsi in resurrezione. Quindi la resurrezione non è dire che ci sarà un'altra vita. E lui aggiunge: c'è un altro mondo, è vero, con la resurrezione. Ma è questo. C'è un altro mondo, ma è questo qui.
se abbiamo ricevuto lo Spirito, se abbiamo invocato lo Spirito, come abbiamo visto, domenica avete partecipato alla messa, è stata Pentecoste, è stato invocato lo Spirito, c'è stata la sequenza, prima della preghiera eucaristica, Don Ernesto e i sacerdoti hanno detto: Padre veramente santo, manda la rugiada del tuo Spirito affinché il pane e il vino diventino il corpo e il sangue di Cristo. Ernesto gli ha detto così, voi avete ascoltato che ha detto così, toglietemi una curiosità, dopo sull'altare voi avete visto il corpo e il sangue di Cristo? Rispondetemi per favore. Ah, meno male. Quello che stava prima, il dischetto, l'ostia, il vino non lo vediamo perché c'è il calice. Sappiamo se effettivamente ce lo mette o non ce lo mette, o quando ce ne mette. Chi è più vicino si rende conto se ne mette un pochino in più o un pochino in meno. Va bene. Però voglio dire, il dischetto, perché quando ce l'ha fatto vedere, eccola, abbiamo cominciato a vedere il dischetto, giusto? E allora il suo Spirito è stato invocato o non invocato? È sceso tanto per scendere, per finta, o ha detto una frase che doveva dire? O c'è una verità altra che dobbiamo cogliere? Io penso che la verità altra dobbiamo coglierla. Ed è proprio quella. Qual è? Che non è che cambia lo Spirito scendendo, cambia al di fuori. Perché quando noi siamo diventati sacerdoti e il Vescovo ha imposto le mani e ha invocato lo Spirito su di noi e noi poi dopo ci siamo alzati e si è detto adesso Don Ernesto è sacerdote e ne abbiamo fatto l'applauso. Però Don Ernesto come era prima è stato pure dopo. Si è poi ingrassato, ha detto e va bene. Pure io e pure voi. Quando su di voi è stato invocato lo Spirito e viene invocato lo Spirito, quando vi confessate, quando ricevono tutti gli altri sacramenti, finisce la celebrazione. Dopo che, però noi quelli restiamo. Allora questo Spirito che cosa fa? Accendi in essi il fuoco del tuo amore. Questo fa lo Spirito, accende il fuoco dell'amore in noi. Accendendoci dentro il fuoco dell'amore, ci brucia, ci arde, e la realtà diventa una realtà diversa, perché tu inizi a vedere la realtà che è diversa. In pratica, ricevendo lo Spirito, e noi lo Spirito che riceviamo, lo Spirito di chi è? Lo diciamo nel Credo, quello che procede dal Padre e dal Figlio. Quindi riceviamo lo Spirito del Padre e del Figlio. Per cui, lo Spirito, riceviamo la realtà intima, la riceviamo e diventa nostra, per cui il nostro sguardo è quello di Dio. Per cui Ernesto resterà sempre Ernesto, ma è il mio modo di guardare Ernesto che cambia. Come dovrei guardarlo, perché non sempre poi ci riesco, lo dovrei guardare come lo guarda Dio. E Dio come lo guarda? Sapete come lo guarda Dio? Don Ernesto, sì, anche a lui Dio lo guarda così. Questo è il mio figlio, in lui mi sono compiaciuto. L'ha detto su Don Ernesto, l'ha detto su di me, l'ha detto su ciascuno di voi. Questa è la vita diversa che è in questa vita. Invece per me il concetto di diversità della vita è che casomai se prima non tenevo una gamba, adesso tengo una gamba, quella è la diversità. E siccome continuo a cercare queste cose, ecco che Dio non agirà mai. Perché sapete chi agirebbe così? Un idolo, non Dio. Vi ricordate quando nell'Antico Testamento, quando il popolo esce dalla terra d'Egitto e arriva nella terra promessa e Mosè sale sul monte Sinai per avere il dono della legge, i 10 comandamenti, e siccome Mosè là sopra resta 40 giorni e 40 notti, il popolo giù vede che sto Mosè non scende, va vicino ad Aronne e dice: Aronne, ma chissà Mosè che fine ha fatto là sopra? E questo Dio dice: fa una cosa, facci un Dio. Questo è, facci un Dio. Così lo mettiamo davanti a noi e noi a questo Dio che tu ci fai, ci prostriamo, l'adoriamo, facciamo i canti, facciamo le preghiere, facciamo tutto che dobbiamo fare, gli offriamo i sacrifici. E così lo possiamo manipolare. Perché se io gli faccio il sacrificio, lui poi automaticamente dice: scusa, ti offro l'agnello, ti offro questo, ti offro quest'altro, mo, adesso fa pure tu qualcosa a me. Perché noi non facciamo così, ti faccio il piacere affinché tu un domani possa farmi un piacere. E noi così, questa nostra mentalità qui, l'applichiamo a tale e quale a Dio. La scrittura, la rivelazione ci dice tutt'altro. Ecco,
Ecco che grande dono noi abbiamo nel fatto che Dio ci ha parlato. Il foglio che avete ricevuto, però ci torniamo dopo sopra, perché poi questo avevo pensato, no, è un aiuto per come potessi accostare a fare la lezione divina, però ci torniamo poi dopo. Quindi come il primo atteggiamento, capite, è proprio quello là di se io devo fare i miei, i suoi sentimenti, allora mi metto in questo atteggiamento di ascolto, in questa realtà forte di preghiera. Questa realtà di preghiera, riprendo 15 giorni fa quando facesti una domanda, quando il fatto di mettersi davanti a Dio la difficoltà che ci possa essere. Non mi ricordo il nome, ti sto indicando, però non ricordo il nome. L'ultima, sì. Come si chiama? Carmela, ok. Vedete, quando noi preghiamo, e veniva fuori la volta scorsa, vi ricordate, la difficoltà che ci possa essere tante volte nel pregare, non nel dire le preghiere, ma per la consapevolezza di ciò che noi siamo. Noi dovremo assumere degli atteggiamenti, ce ne possono essere tanti, però penso che qualcuno, almeno tre che sono indispensabili per poter veramente entrare nella realtà della preghiera. E il primo atteggiamento che noi dovremo assumere è quello che dobbiamo avere fede. Perché noi potremo pregare anche senza avere fede. Il pregare senza avere fede, quando diciamo le preghiere tanto per dirle, quando le diciamo quasi come se fossero una filastrocca, quando le diciamo più per abitudine. Io non so quanti di noi, durante la celebrazione eucaristica, quando nel professare la fede, il credo, perché quella è professione di fede, quindi lì abbiamo la sintesi, anche se con definizioni in realtà anche teologiche, però lì abbiamo, pensate che i padri hanno dato la vita per quella professione di fede. E io non so quanti di noi, ad esempio, pongono attenzione a quando durante la celebrazione della messa professiamo la fede. Quanti di noi la dicono con la professione, con la consapevolezza che stanno aderendo a una fede? Sempre domenica abbiamo detto, credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Sapete che per questo c'è una lotta tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa? Proprio per questa questione qui del Padre, del Figlio e lo Spirito. Dice, ma noi che cosa interessa? Sì, la realtà forse non ci interessa della lotta che c'è, però che cosa sto dicendo? Credo in Dio. Già che dire credo in Dio, Padre Onnipotente. E poi creatore delle cose visibili e invisibili. Esiste quindi un mondo invisibile? Però noi diciamo credo in questa realtà. E aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Poi moriamo, c'è qualcuno che muore, lo rifiutiamo, rigettiamo la morte. Allora, che vogliamo rigettare la paura di come si possa morire? Sì, va bene. Ma se rigetto la morte come passaggio per l'incontro con Lui, allora che amico sono? Io dico sempre sia fatta la volontà di Dio, tutto quello che lui ci dà e ci offre, anche se a volte non può pregare, ecco, parole di catechismo, io dico, io credo veramente in Dio, dico sempre sia fatta sempre la tua volontà. E a quella volontà ci vogliamo sempre più abbandonare. Quindi dicevo, il primo presupposto è proprio questa fede, e la fede non lo dobbiamo dimenticare, è quella certezza che ci dà la possibilità di poter spostare le montagne. Spostare le montagne. Sono tentato di farvi la domanda, no? Voi avete fede? E voi certamente mi dite di sì.
Adesso vi chiedo, avete mai spostato una montagna? Lo chiediamo a Don Ernesto? No, beh, noi non glielo chiediamo a Don Ernesto. Io non l'ho mai chiesto di spostare una montagna. Però Gesù dice che se tu credi, e nel tuo cuore, dice, attenzione, nel tuo cuore, se credi nel tuo cuore, la montagna è già spostata. Perché probabilmente, non voglio forzare il testo, voi capite che voi adesso state fermi. Dico, ma spostatevi. Io basta che faccio così, vi siete spostati. Non voi, ho spostato la mia visuale, capite che è spostata. Probabilmente, lì forse questo sta chiedendo, no, ancora una volta, la realtà fondamentale è la conversione. Perché vi ricordate, quando nelle tentazioni, buttati giù se sei figlio di Dio. Ai suoi angeli certamente darà ordine che il tuo piede non inciampi in una pietra. Vattene, Satana, sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. C'è un passaggio nel libro di Daniele, che lo si legge in Quaresima, dove c'è il re Baltazar che chiede a Daniele e ai suoi tre amici di sacrificare agli dei pagani. Perché, dice il re Baltazar, il vostro Dio non vi aiuterà. Daniele risponde così: anche se non dovesse aiutarci, anche se non dovesse aiutarci, quindi sta facendo un atto di fede, dice, lui può aiutarci, ma anche se non dovesse aiutarci, noi non sacrificheremo altri dei. Capite? Questo è spostare le montagne. Dice, anche se non dovesse aiutarci, quindi c'è un'ipotesi che forse non potrebbe aiutarmi, ci aiuta, ma anche se non dovesse aiutarci, noi ad altri dei non sacrificheremo. C'è un'altra scena nell'Antico Testamento, nel libro dei Maccabei, questa madre che vede morire i suoi sette figli. È sempre lì il potente di turno, vuole fare breccia sul cuore della mamma. A un certo punto dice, madre sciagurata, tu vedi che i tuoi figli stanno morendo uno per uno. C'è il più giovane, il più piccolo, almeno fa valere il tuo cuore di mamma sul più piccolo. Digli che lui almeno così potesse sacrificare, iniziasse a sacrificare poi alle altre divinità. E la madre vicino al figlio dice, figlio mi raccomando, non fammi vergognare. Continua ad essere fedele a quello, all'insegnamento che hai sempre ricevuto. Perché ho la certezza, dice lei, di poterti riavere nella dimensione dell'altra vita. Allora, il primo presupposto è la fede, quando prego. E la fede quando prego, proprio questo mi dice, che Dio mi ama. E Dio mi ama, sapete perché? Perché è potente nell'amarmi. La potenza di Dio è questa. La potenza sua è nell'amarmi. Ma allora capite, se entro in questa realtà di preghiera, se inizio a pregare con questo primo presupposto, la fede, dove tutto mi sarà possibile. L'ha detto lui. Come vivrò questo momento? Poi c'è un secondo presupposto. Devo essere sincero quando prego. Non posso fingere. Però attenzione, non confondiamo l'essere sinceri con l'essere perfetti. Perché questa è la nostra tentazione, diciamo la volta scorsa. Credere, illudendoci, che affinché la nostra preghiera sia vera e si accetta, io debba essere perfetto. Allora capite, se per pregare devo essere perfetto, noi non pregheremo mai, perché non saremo mai perfetti. Essere sincero significa che io vivo questo momento aprendomi al Signore così come sono,
con il mio cuore così com'è, se è ferito, se è tradito, se è illuso, se è disilluso, se è amareggiato, se è triste, se è arrabbiato. Questo io devo vivere in questo rapporto. Non è che tutte queste realtà sono così, adesso faccio la preghiera, allora adesso no, mi calmo, sono tranquillo così e prego. E chi sono? Quindi la sincerità, la verità di ciò che sono. L'abbiamo detto, lo sappiamo, il Signore ci conosce dentro e fuori. Diceva Sant'Agostino, se tu non sei davvero davanti al Signore, non è che ti nascondi ai suoi occhi, nascondi, o meglio, non è che nascondi qualcosa a Lui, nascondi a te a Lui. Permettete l'esempio abbastanza banale, però è forte. Vado dal medico, però tengo vergogna di dire quello che tengo. No, che poi il medico lo deve sapere lui. E che significa che il medico lo deve sapere lui? Sapete, dottore, tengo quel male lì. O qualche volta a noi capita, penso pure a Don Ernesto, con lui a confessarsi, sapete, quel peccato lì. Che significa quel peccato lì? Allora la sincerità, essere sinceri, nella preghiera essere sinceri, essere veri, anche nel riconoscere che c'è questo desiderio. Io ho detto prima che non siamo perfetti, però il desiderio, perché Gesù l'ha detto, no, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Poi però andiamo a vedere in che senso è quella perfezione che il Signore chiede. E teniamo il discorso di prima, perché poi lo confrontiamo con Luca quando dice che quella perfezione consiste in che cosa? Nella misericordia, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. E vi ricordate, no, quella battuta, così la ridico giusto poco così per sorridere, di quella persona anziana che ogni anno andavano a invitare a partecipare alla gita, quella famiglia a fianco, si dimenticano di invitarla, a mattina prima si ricordano e vanno a chiamare. Dice, signore, sapete, no, non vi preoccupate, ho già pregato che venga a piovere. E noi accennammo solo, però sarebbe interessante poterlo prendere, no? Poi adesso farò qualche passaggio, però potrebbe essere qualcosa da poter sviluppare poi l'anno prossimo con qualche padre spirituale, fare un percorso sulla preghiera, una scuola di preghiera. Che cosa abbiamo ridotto la nostra preghiera? Quindi la sincerità è assumere consapevolezza di ciò che sono. Capite? Mi metto davanti a Dio così come sono. E davanti a Dio nessuno è sbagliato. Nessuno è sbagliato. Nessuno è sbagliato. Noi usiamo espressione, no, ma tu sei proprio sbagliato. Sì, tutto è sbagliato, dalla capo fino per. Davanti a Dio nessuno è sbagliato. Una terza considerazione nella preghiera, quindi la fede, l'atto di fede, la sincerità, e la terza considerazione che la preghiera è un combattimento. E la preghiera si combatte se vogliamo veramente pregare. Perché? Per un semplice motivo, perché c'è lo spirito del nemico che viene a contrastarci in questa realtà. Il combattimento è proprio contro quelle realtà di preghiere, come dicevamo prima, di quelle preghiere, ecco, sussurrate, dette così come una nenia. Tu, quando combatti, combatti per qualcosa che per te è importante ed è vitale. E quando combatti per qualcosa che per te è importante e vitale, tu vinci. Allora, se tu entri nella preghiera con questa realtà, consapevolezza che è un combattimento, però per te è vitale, tu vinci. Allora, capite, può esserci anche un momento di aridità nel pregare.
Poi se c'è anche un momento dove io non avvertirò nessuna consolazione, però se queste tre realtà, queste tre dimensioni indispensabili, io ce le ho presenti, anche se non avvertirò momenti di godimento, io uscirò vincitore. Voglio leggervi un passaggio di un autore che si chiama Alessandro Pronsato, dove lui parla della preghiera e delle preghiere. Usa delle immagini abbastanza anche divertenti, però cerco di leggere un po' piano piano, così per farvele scendere anche la differenza tra l'una poi e l'altra. Lui dice così: c'è chi recita le preghiere e c'è chi prega. Quindi già fa una differenza. Chi recita e chi prega. Le due categorie sono separate da un abisso. Una è attesa sul versante del dovere, devo pregare. L'altra sulla sponda vertiginosa dell'amore. Ci sono i recitanti ed esistono, per fortuna, gli oranti. I primi, i recitanti, sono soddisfatti quando hanno macinato con le labbra tutte le prescrizioni delle formule. Gli altri, gli oranti, avvertono l'esigenza di stabilire il contatto con il cuore. Per gli uni, la preghiera sono le preghiere, le devozioni, le pratiche. Per gli altri, la preghiera e dialogo con un tu. Il recitante è preoccupato del numero, della quantità, dell'esattezza. All'orante sta a cuore l'intensità della comunione, la qualità della relazione. Da un lato c'è l'ossessione di non lasciar fuori nulla, neppure una virgola. Dall'altra l'impegno a non lasciar fuori il cuore. Il recitante si aggrappa alle parole, non può farne a meno delle parole. L'orante ha familiarità con il silenzio. Per il primo la domanda fondamentale è: che cosa devo dire? L'altro considera la preghiera come un faccia a faccia, atteso e desiderato. Sul versante delle preghiere domina la noia, la monotonia, il mestiere delle labbra. Su quello della preghiera si impone la vita, la spontaneità, la freschezza. Quando si recita, la preghiera è caratterizzata dalla velocità. A sentire certe assemblee che dicono le preghiere sembra di sentire dei sassi che precipitano fragorosamente come giù da una montagna. L'orante invece non è toccato dalla fretta, sale lentamente, con un passo leggero, per fermarsi a contemplare. Sarebbe assurdo correre per chi prega. Lui respira profondamente. Il recitante percorre la preghiera come un'autostrada, tanto tutto è previsto, tutto è regolamentato, tutto è segnalato. Importante arrivare, ha pagato il pedaggio. L'orante esplora il bosco sconfinato della preghiera. Essenziale è scoprire che c'è una presenza. Uno sa le preghiere, l'altro non sa dove lo porterà la preghiera. Allorché vengono recitate, le preghiere sono un suono. La preghiera autentica è luce. Il recitante, quando è esaurito le dosi prescritte di preghiera, si sente a posto. L'orante prova un senso di pace. Il primo ha regolato i conti, il secondo si è arricchito. La linea di separazione tra l'uno e l'altro è quando Gesù dice: quando tu
preghi invece, chiudi la porta del tuo cuore e lì preghi il Padre tuo che è nel segreto. Sentivo il bisogno di riprendere un po' il discorso ultimo che facemmo la volta scorsa, se vi ricordate un poco il nome. Andrea, sì. Quando parlavamo, ricordate il fatto del perdono. Perché penso che probabilmente forse abbiamo detto la stessa cosa, penso che stiamo dicendo la stessa cosa. Perché vi ricordate, io dissi, io, non io, avvalorato dalla rivelazione chiaramente, che Dio sempre perdona. Un conto è che Dio sempre perdona, un conto è che l'uomo vive del perdono, perché come dicevamo non è una cosa automatica, il rapporto con Dio non è una relazione di magia. I passi che citammo, se vi ricordate, facevo riferimento alla pecorella smarrita quando dice finché non la ritrovo, o quando Gesù dice che nessuno le strapperà mai dalla mano del Padre, indicano e dicono quei passi, come tutti gli altri passi della scrittura, che è ferma volontà del Padre che nessuno si perda di quanti egli ha creato. Fermo restando, come abbiamo detto, anche Don Ernesto poi riprendeva, la libertà, che è la realtà fondamentale. Perché se noi per assurdo eliminassimo la libertà dell'uomo, chiaramente stiamo eliminando Dio. Perché lo sapete, mentre per altri non c'è la libertà, ma c'è una costrizione. In Dio invece, nel creare l'uomo, la realtà più grande che lui ha potuto fare è proprio questo, dare all'uomo la possibilità di dire no a lui. Perché la grandezza dell'uomo è proprio questa. Noi possiamo dire di no a Dio che ci ha creato. Tutto questo però non annulla il fatto che la realtà che resta come annuncio perenne è di questa immensa e infinita misericordia che Dio ha nei confronti dell'uomo. Nella lettura breve che noi sacerdoti stasera abbiamo pregato con il Vespro, non so se anche qualcuno di voi usa fare il Vespro, durante la messa, vedete? Quindi allora la lettura breve non la fate perché poi c'è l'altro. Allora, era Romani al capitolo 3. E San Paolo, Romani al capitolo 3, al versetto 23, dice così: perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, sono giustificanti gratuitamente per la sua grazia. Ripeto questo passaggio. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, siamo giustificati, attenzione a questo avverbio, gratuitamente per la sua grazia. Significa che io e voi non abbiamo fatto niente per avere la grazia. Quello che adesso cambia è la consapevolezza di questo. Chiaramente, se io ragiono in che modo, dice, vabbè, tanto che non mi fa grazia, e quindi che me ne importa, e continuo a peccare. Capite? Questo significa non aver assunto consapevolezza. Però, se succede il fatto che io possa peccare, perché, come ho detto prima, la perfezione purtroppo tendo verso questa realtà, sarei escluso dalla grazia? No. Significherebbe che cosa? La consapevolezza, questo, come dicevamo prima, della mia chiamata alla conversione. Però la mia conversione è seguente, non precedente alla grazia di Dio. Questo è importante. Perché se io faccio precedere la mia conversione per ottenere la grazia di Dio, vuol dire che Dio è condizionato a me. Dio non è condizionato. Dio è assoluto.
Assoluto significa sciolto da qualsiasi legame e vincolo. Dio non ha nessun legame, nessun vincolo, per cui è vincolato a. Perché altrimenti, capite, Dio sarebbe motivato. Dio non è motivato. Ciò che spinge e muove Dio è fatto di ciò che Lui è, amore. Quindi siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia. Io penso che queste parole noi le dovremmo incidere sul nostro cuore. Perché questo è quello che... Perché quando una persona mi dice io ti amo, e se per me quella persona che mi sta dicendo che mi ama mi riempie il cuore, allora capite come i miei passi iniziano poi a camminare sui suoi passi. Perché mi ama. Ma è lui che mi ha detto mi ama. E io cerco di corrispondere a questa domanda. Io credo che questo sia rivoluzionario. Questo è quello che... L'unica realtà, anche quando qualche volta, vedete, noi ci confessiamo, quando... No, non quando qualche volta ci confessiamo. Quando ci confessiamo, noi generalmente tendiamo sempre a mettere davanti, partiamo sempre dal peccato che abbiamo fatto. Ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. D'accordo, però io devo partire dal confronto con Lui. Perché altrimenti, ancora una volta, sto mettendo avanti me stesso. Cioè io devo partire che... riconosco di quanto sono amato e di non corrispondere a questo amore. Ed ecco le mancanze che ho fatto, perché le mancanze, allora se le andiamo a vedere, non è semplicemente che ha agito male al parroco oppure non ho detto la parolaccia, non è quello. Perché in quella realtà è uscito fuori il mio egoismo, non corrispondendo più a questa realtà dello sguardo d'amore del Signore. Non che Lui non mi ha guardato e non mi ama, ma che io non stavo ricambiando questo sguardo. Se volete, per chiudere, c'è quella scena, se vi ricordate, quando Pietro sulla barca, c'è la tempesta, se vi ricordate, e Gesù cammina sul mare. Mentre Gesù cammina, Pietro dice, se sei tu, comanda che anch'io venga sull'acqua. E Gesù dice, vieni. Pietro scende e cammina. A un certo punto, dice il testo, che Pietro iniziò a vedere le onde del mare, che erano agitate, e iniziò ad affondare. Noi affondiamo il peccato quando guardiamo l'onda del mare e non guardiamo più Lui che ci sta guardando. Perché Gesù ha detto, vieni. Quindi fin quando io lo guardo, io vado. E quando non guardo più Lui, giustamente, dici, ma dove, a dove mi trovo? È mai capitato in qualche situazione così? Tu vai così, così tranquillo, spinto proprio con gli occhi all'estero tra le nuvole. Poi a un certo punto... Quando fai così, non riesci più ad andare avanti e ti blocchi. E Pietro affonda, perché non lo guarda più. E Gesù lo piglia, uomo di poca fede, perché hai dubitato?